Per concludere con i saluti, Vincenzo Manco, che è dell'esecutivo nazionale del forum del terzo settore e anche presidente WISP, WISP Unione Italiana Sport per Tutti, un pilastro di sport sociale per tutti. Qui davanti a me vedo Elio Di Summa, ma poi ne riparleremo, che a Bari rappresenta WISP Sport Sociale per Tutti. Nel frattempo sono arrivati anche altri rappresentanti delle delegazioni, diciamo, regionali della WISP e di altre realtà sociali, dalla Basilicata, dalla Calabria, quindi grazie a tutti. Vincenzo Manco. Grazie Ivano, buongiorno a tutte e a tutti. Mi associo anch'io ai ringraziamenti, che credo siano dovuti quando si vedono tra l'altro sale piene e interessate, vuol dire che l'impegno che è stato profuso per raggiungere l'obiettivo va assolutamente sottolineato, quindi ringrazio il presidente Ricci per l'ospitalità, l'ordine dei giornalisti, e ringrazio il giornale Radio Sociale, redattore sociale e Fondazione con il Sud. Anch'io ci tengo a fare una sottolineatura perché ho avuto modo di conoscerlo di persona di recente, Gian Piero Bellardi, ed oltre non è un modo, diciamo, per sviolinarlo o per tirargli la giacchetta, diciamo, da questo punto di vista, ma condividendo anche, diciamo, le natalità di un territorio che sostanzialmente poi è questo, quello della Puglia. Sono originario salentino, insomma, ci siamo anche raccontati, abbiamo raggiunto livelli di confidenzialità che, insomma, mi portano a dire che sono contento di aver conosciuto una bella persona, so quanto si sia impegnato per la giornata di oggi. Allora, io provo a riprendere un po' il filo, a stare in scia, quindi a dare un po' di elementi di complementarietà, se posso, rispetto agli interventi che mi hanno preceduto. Intanto i dati, rivolgendomi anche in modo particolare agli studenti presenti, perché a proposito di informazione è sempre bene partire da ciò che è quella che è la situazione reale, quindi dati ISTAT, dell'Istituto Statistico Italiano, un po' li accennava Ivano, per darci un po' l'idea della dimensione del fenomeno di cui stiamo parlando. Terzo settore italiano, come voi sapete, è quella parte dell'economia cosiddetta appunto civile, ma comunque di economia stiamo parlando, che non è la parte appunto dello Stato che ha un proprio ruolo, né tantomeno tutta quella parte del, diciamo così, dell'impresa privata, del mercato. E quindi il terzo settore rappresenta tutti quei corpi intermedi, quelle organizzazioni della società civile, come vengono definite, che stanno dentro i vari mondi di cui parlava Ivano, che hanno ripreso anche chi mi ha preceduto, che riguardano la promozione sociale, il volontariato, l'economia sociale. Stiamo parlando di 350.492 organizzazioni, 64 miliardi di fatturato, quindi si parla di 64 miliardi di fatturato, 6,6 milioni di volontari, quindi circa il 10% dell'intera popolazione italiana, e che si impegnano sia per quanto riguarda i sistemi di cura, il rapporto quindi con gli altri, sia per quanto riguarda i sistemi di cura del bene comune, quindi tutti quei beni, diciamo, che sono appunto di tutti. E il 12,6%, il 4,14% di questi volontari lo fanno all'interno delle organizzazioni di terzo settore, gli altri individualmente, quindi organizzazioni, diciamo, presenti su tutto il territorio nazionale. 844.000, più di 844.000 dipendenti, quindi tutto questo mondo offre opportunità di lavoro, oltre a tutto il tema appunto della cura e del volontariato, e stiamo parlando del 4,3% del prodotto interno lordo nazionale. Questo per dare la dimensione del perché organizzazioni come il terzo settore, in questo caso appunto la WISP, sono particolarmente impegnate a stimolare l'informazione, il racconto e anche il tipo di informazione che vorremmo che si facesse rispetto a tutto questo mondo.
Ultimo dato, il 64, quindi circa il 65%, 64,9% di questo mondo è rappresentato da cultura, sport e ricreazione. Il 65%. Ora la prima domanda è: come mai dentro questo 65% di questo vasto mondo si parla così poco? Stiamo parlando di 97.000 associazioni sportive dilettantistiche, 97.000 associazioni sportive dilettantistiche di quei 350.000 soggetti, cioè circa il 28% complessivo delle organizzazioni di terzo settore, per stare al tema della pratica sportiva in particolare. E questo, quindi, questi dati ci portano a dire che il famoso, anche se raccontato poco, esercito della solidarietà, il capitale umano, no? Il valore sociale, la comunità della cura contrapposta alla comunità del rancore. È vero che di recente si sta riprendendo un po', come diceva anche lo stesso presidente Fabrizio Minnella, che mi hanno preceduto, si sta riprendendo, diciamo, un interesse un po' a raccontare quello che è, appunto, l'esercito del bene fa, ma questo elemento in una fase particolarmente, diciamo, difficile della storia di questo paese, ma io direi anche della storia europea, della storia mondiale, con questa, diciamo, bisogno del rancore, dei sentimenti, della paura e quindi di una, diciamo, reazione anche a chiudersi all'interno dei propri confini, e ha bisogno invece di un qualcosa che si può contrapporre. E quindi questo è il mondo che costruisce relazioni positive, e il paese, come lo stesso Presidente della Repubblica nel messaggio del Natale 2018, quindi di fine anno del 2018, ha definito, è il paese che ricuce i territori, il paese che crea fiducia, e il paese, quelle 350.000 e passa organizzazioni che arrivano, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, fino in quei luoghi in cui lo Stato non riesce ad arrivare. E la parte di paese anche, lo ricordava Ivano, che ha accettato la sfida della riforma recente del terzo settore italiano. Guardate, questo non è un passaggio di poco conto. C'è stato un salto qualitativo in quella riforma legislativa, perché prima comunque il terzo settore italiano attraverso la 383 del 2000 era riconosciuto, ma oggi fa un salto qualitativo: il terzo settore italiano è riconosciuto dallo Stato come un vero e proprio soggetto giuridico, quindi passa da una dimensione concessoria del rapporto Stato-terzo settore invece ad un riconoscimento giuridico vero e proprio, e ha affrontato dentro questa riforma il terzo settore italiano due elementi particolarmente importanti che voglio sottolineare: l'elemento della reputazione e l'elemento della credibilità. Sapete bene quanto la macchina del bene, l'esercito della solidarietà, sia stata anche attaccata di recente, a proposito di chi ha voluto anche speculare su questo, cercando, come dire, di colpire e di fiaccare questo mondo. Ma queste sono organizzazioni che provano a dare risposte laddove, appunto, lo Stato le risposte non riesce a darle. Sui vari mondi abbiamo parlato di povertà, abbiamo parlato di migrazioni. Al mondo della comunicazione io dico che è arrivato il momento anche di invertire la tendenza su questo e di cominciare a raccontare la verità e approfondire anche questo tema dal punto di vista economico, sociale, del rapporto con lo Stato, del rapporto con le organizzazioni della società civile. La macchina del bene risponde alla domanda di futuro delle persone più fragili, quindi non soltanto le persone, diciamo, svantaggiate che hanno disagi sociali, ma anche una domanda di futuro di una grossa parte dei giovani che trovano dentro le organizzazioni di terzo settore anche modalità di riscatto, di espressione, di emancipazione. Così come sostenibilità ambientale, al bisogno rispondono di benessere individuale e collettivo. Si è accennato anche alla crisi economica degli ultimi anni, che è evidente che ha inciso sulla frantumazione dei legami sociali,
ha portato le persone a risposte individuali, la stessa crisi della rappresentanza dei partiti apre, diciamo, elementi di opportunità. Non è un caso, anche qui sottolineato da Ivano, che tra le organizzazioni di terzo settore c'è un incremento tra quei dati che vi ho fornito prima, che sono dati Istat del 2017, e che prevedono un incremento rispetto al 2016 del 2,1% delle organizzazioni complessive. Non è un dato che le persone, i singoli cittadini, le singole persone trovano forme di rappresentanza, quindi di accoglimento dei propri bisogni, delle proprie aspirazioni, dei propri interessi dentro questi corpi intermedi, e sempre meno all'interno della rappresentanza dei partiti. Questa lacerazione dei legami sociali ha portato chiaramente a forme di disuguaglianza sociale. Lo affermava prima, appunto, per tutto il lavoro che è stato indicato, diciamo, raccontato bene da Fabrizio Minnella di Fondazione Con il Sud, hanno prodotto lacerazione non soltanto economica e sociale, ma anche culturale e politica. Allora io credo che nei confronti di questo mondo, poi arriverò nello specifico anche al tema dello sport, ci sia bisogno di invertire il paradigma, di cominciare a comprendere che per poter contribuire anche ad uno scatto, che è uno scatto culturale, politico, sociale, economico, Carlo Borgomeo non perde mai tempo, il presidente della Fondazione Con il Sud, di dire che non bisogna immaginare l'intervento, diciamo, di giustizia sociale, l'intervento e la valorizzazione di ciò che come capitale umano queste organizzazioni producono, e considerare questo intervento come presupposto allo sviluppo e non come un intervento che lo si fa per, diciamo, sanare le fratture sociali, ma lo si fa per creare sviluppo sociale, soprattutto in quei territori difficili come il Sud. E quindi un terzo settore riequilibratore della dignità, piace definirlo così, individuale e delle comunità, senza chiaramente nascondere né limiti né strutture. Ecco perché il terzo settore ha accettato la sfida della riforma e ha accettato la sfida della reputazione e della credibilità nel rapporto con lo Stato e nel rapporto con le reti sociali e con la società civile. Quanto si racconta di tutto questo? C'è una bella esperienza di un giornale nazionale, Buone Notizie, recente, oltre a esperienze editoriali chiaramente di settore, ma i media quanto ne parlano? I social in che modo ne parlano? Allora credo che ci sia davvero bisogno di cominciare a costruire una narrazione positiva. Una narrazione positiva. Laddove ci sono le strutture, i limiti vanno tranquillamente messi al corrente di tutti, vanno tranquillamente, diciamo, valutate quelle situazioni, ma è arrivato il momento però di raccontare la stragrande importanza e quindi costruire una narrazione positiva di tutto ciò che si fa e si vive all'interno di quelle organizzazioni. Si impara democrazia, si costruisce esercizio della rappresentanza, si raccolgono bisogni e attraverso, diciamo, quelle organizzazioni, a quei bisogni si cerca di dare risposte. Diceva Fabio Variani, ci sono esperienze di innovazione sociale, sono esperienze di innovazione sociale, spesso dell'innovazione si parla appunto dell'impresa privata, poco si parla di innovazione sociale, di esperienze che migliorano la qualità della vita delle comunità. Allora la comunicazione sociale io credo debba ripartire da qui, e da qui vuol dire anche considerare quel vasto mondo dello sport sociale, delle associazioni sportive di base, antenne del territorio, a proposito del titolo anche dell'iniziativa, antenne del territorio. Lo sport italiano rappresenta la terza agenzia educativa, dopo tutto il vasto mondo chiaramente della formazione ufficiale, istituzionale, le università, le scuole e la famiglia, la terza agenzia educativa è lo sport all'interno di questo paese. Domanda: quante ore trascorrono i nostri figli, e non solo i nostri figli, le persone dentro quelle organizzazioni
nell'arco della giornata, oltre, guardando in questo caso ancora una volta gli studenti, alle ore riservate allo studio, alle ore riservate per la formazione e alle ore riservate nel rapporto con la famiglia. Quindi terza agenzia educativa. Riferimento nei quartieri e nelle comunità. Vi faccio un po' di elenco. Interventi sull'inclusione, salute mentale, carceri, sostenibilità ambientale, dispersione scolastica e povertà educativa, diritti e parità di genere, beni comuni, benessere, promozione e prevenzione della salute, integrazione sui nuovi cittadini. Questo è lo sport sociale. Nel 2009 la WISP ha dato, coniato uno slogan per la propria campagna tesseramento, esattamente 10 anni fa, ed era milioni di raccolti. La pratica sportiva, quelle 97.000 associazioni di sport sociale, hanno milioni di racconti da offrire alla comunicazione, perché rappresentano percorsi di emancipazione, riscatto sociale, diritti conquistati, pari opportunità. Siamo a Bari. Che cos'è l'esperienza di Capo Casale nel quartiere di San Girolamo se non questo? Se non una grande organizzazione come la WISP, o come anche in altri territori, Taranto, Basilicata, Calabria, che cos'è se non esattamente questo? Offrire un servizio a costi accessibili, quindi garantire un diritto alla pratica sportiva, e attraverso quella pratica sportiva vivere esperienze di socialità, e attraverso il vissuto di esperienze di socialità costruire buone relazioni e quindi migliorare la qualità della vita e il benessere individuale e collettivo di quella comunità e di quella porzione di territorio. Credo quindi che lo sport sociale sia una nuova frontiera della comunicazione, che deve essere, secondo me, mio modestissimo parere, ancora tutta da sondare. Guardiamo l'esempio della Gazzanese, per quanto sia, diciamo, un livello, no? La società di calcio che ha abbandonato la partita per i cori razzisti che erano diretti al proprio portiere. Quel gesto lì, che è il gesto fatto dai corpi, dei corpi si sono allontanati dal campo. Era una squadra di calcio, sono allontanati dal campo. Vale o no più di 1.000 manifesti su ogni curva che ogni tanto lo sport professionistico aggiungerei, senza, diciamo, anzi, aggiungerei anche non con nota polemica, ma di sfida anche dialettica rispetto a questo, più di 1.000 manifesti, pure ogni tanto, diciamo, lo sport professionistico, il calcio in questo caso, messi nelle curve, a volte per lavarsi la coscienza a proposito di dichiarazioni da parte di dirigenti di federazioni nazionali. E allora questo valore ha bisogno di essere raccontato in modo forte. Credo che sia arrivato davvero il momento di capire insieme, certo anche noi dobbiamo metterci del nostro, dobbiamo migliorare anche al nostro interno la nostra capacità di comunicazione, incontri come questi servono appunto per arricchirci, per avere sempre strumenti più profondi per poter sapere anche noi, imparare anche noi a comunicare le nostre esperienze. E quindi voglio dire un esempio che vale molto più di un testimonial, per quanto importante il testimonial sia. Chiudo. Sta accadendo molto intorno al sistema sportivo italiano. Oltre alla riforma del terzo settore è arrivata, la WISP dice, finalmente un'occasione di riforma del sistema sportivo italiano. La legge 8 agosto del 2019, che è una legge delega, parla di riordino del sistema sportivo italiano. Allora, dentro quel riordino io credo che ci sia già qualcosa da dire. Faccio un esempio. Abbiamo seguito tutti i livelli di comunicazione che c'è stata nel momento in cui si è annunciata quella riforma. I grandi giornali sportivi spesso e volentieri hanno discusso di quello che era lo scontro tra Giovanni Malagò, per carità, è una notizia,
presidente nazionale del CONI, certo si parla di riordino del sistema sportivo, tra Malagò e le federazioni e tra Malagò e il nuovo soggetto che la riforma aveva comunque meglio. La legge di bilancio dello Stato 2019 aveva messo all'interno del sistema sportivo, cioè sport e salute. Si è parlato degli equilibri, fatemelo dire così, di palazzo. Quanto si è parlato dell'associazionismo sportivo di base che fa riferimento a quel mondo, che è riconosciuto da quel mondo, che stando dentro il registro detenuto da quel mondo sono riconosciute in quanto ricevono questo conoscimento, accedono anche alla famosa fiscalità di vantaggio come riconoscimento sociale del proprio valore. Quanto si è parlato? Pochissimo. Quanto si è parlato dell'effetto spaesamento? Che cosa accadrà all'interno di quella riforma e che cosa andremo a raccontare se per esempio ci sarà un riequilibrio auspicabile delle risorse complessive? Quanto arriva alla base di quelle risorse complessive? Perché fino ad oggi nulla. È tutto rimasto in alto. La WISP, che riceve una parte dei contributi che lo Stato riconosce al Comitato Olimpico Nazionale fino ad oggi, ha nel proprio statuto inserito una norma che riconosce una percentuale consistente di riconoscimento di quelle risorse al proprio territorio, in automatico. Mi piacerebbe vedere gli statuti di quanti organismi sportivi questo fa. Il rapporto col territorio quindi ha bisogno non solo di essere annunciato, di essere dichiarato, bisogna di essere praticato, ha bisogno di essere abitato, come c'è scritto anche nei documenti che caratterizzano la giornata di oggi. Ultimo elemento. Quanti hanno parlato della battaglia etica sulla trasparenza dei dati che gli enti di promozione sportiva, alcuni enti di promozione sportiva, WISP, CSI, PGS e USACRI, che hanno scritto un documento pubblico per dire che c'è bisogno di fare chiarezza su quelli che sono i dati che tutti gli altri enti di promozione sportiva, ce ne sono 15 in questo paese riconosciuti, che ricevono risorse pubbliche, davvero presentano quei dati chiari in trasparenza nel rapporto con il sistema sportivo italiano e con il Comitato Olimpico? Si è raccontato poco di questo, si è raccontato poco di chi all'interno di quelle organizzazioni che costruiscono appunto il rapporto con la comunità di cura e con la comunità del bene, dentro la pratica sportiva, hanno accettato la sfida di dire: noi vogliamo stare da un'altra parte della storia, soprattutto in questa particolare fase. E allora noi abbiamo chiesto un'assunzione di responsabilità da parte di chi detiene la responsabilità appunto di esercitarli quei controlli. Allora io credo che tutto questo mondo, che ripeto, ha anche bisogno di essere maggiormente conosciuto e di essere anche, direi, sfidato all'interno della stessa sfida. La comunicazione deve venire a capire, parlo per esempio per la WISP, se tutto ciò che la WISP dice, dichiara e fa è davvero confermato dai fatti. Credo che questo sia il punto, ecco perché dobbiamo metterci del nostro, questo sia un piano nuovo del rapporto fra il mondo del terzo settore e la comunicazione sociale. Costruire insieme, raccontando la carne viva delle persone, ciò che le persone quotidianamente davvero fanno per tenere i legami sociali che si stanno lacerando, io credo che questa possa essere, una volta che l'obiettivo lo condividiamo e cercheremo tutti di fare il passo necessario, una vera conquista di civiltà. Spostare l'asse, modificare il paradigma da professionismo, spettacolarizzazione, ricchi premi e cotillon, a ciò che invece nella quotidianità permette aiuti veri dal punto di vista sociale, del rapporto con le famiglie, con le comunità, con le istituzioni, con le reti sociali, avere la capacità di costruire relazioni e di consolidarle, beh, io credo che questa possa essere davvero considerata una grande conquista e una grande battaglia di civiltà. Grazie.